Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video e nuovo volo, ma non con il Mavic ma con il Tello, sì, perché faremo un micro volo qua nel giardino e sopra la piscina dell'Hotel Anfora a Castiglione della Pescaia, per vedere come si comporta il Tello sopra una piscina dove lui non legge il suolo, perché gli unici sensori che ha sono quelli che leggono il suolo, ma sopra una piscina lui non vede il suolo, quindi vola senza sensori. E speriamo che vada tutto bene, anche perché se cade in piscina comunque a compagnia c'è un robottino che sta pulendo la piscina, quindi al massimo si tengono compagnia. No, a parte gli scherzi, speriamo che non cade dentro. E poi facciamo un giretto qua vicino al giardino sempre dell'Hotel Anfora qui a Castiglione della Pescaia. Quindi adesso ragazzi prepariamo il Tello e facciamo questo micro volo in questa strana location per il Tello. Perfect 10, whoa, whoa, honey, I'm a perfect 10, whoa, whoa, and if I say it enough, it gets ingrained in my head, and I start to see. Oltre ad avere il problema del sensore che non leggeva il suolo, quindi andava senza sensori, c'è anche il problema del vento, perché comunque qua c'è sempre aria in Toscana e diciamo che non è la situazione ideale per il Tello. Non leggere il suolo e aria per il Tello diventa una situazione molto critica, quindi bisogna usare i joystick del pad per controllarlo, perché veramente diventa una situazione in cui lui prende e potrebbe andarsene dove c'ha voglia, perché non leggendo il suolo, essendoci l'aria, fa fatica a tenere una posizione, quindi è tutta una correzione che dobbiamo fare noi in queste situazioni. Quindi ragazzi, se questo video, o meglio questo micro video all'Hotel Anfora Castiglione della Pescaia vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e ci vediamo nei prossimi video. Ciao!